Consulenza 19, Enrico Florentino è venuto a trovarmi, Ilaria San Gregorio. Ciao Ilaria. Ciao Enrico, come stai? Bene, 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 bene. Senti, mi ha colpito recentemente un tuo post fatto sui social dove commentavi il fatto che, dati, proprio sono gli ultimi dati, oltre 37 milioni di italiani sono sui social network. Allora, il tema è un tema interessante, specialmente per i consulenti finanziari, ovvero che importanza ha per un consulente finanziario essere sui social oggi, soprattutto in termini di generazione di valore, ma soprattutto di percezione di valore che loro sono in grado di poter trasmettere ai clienti. Assolutamente tanto, ho appena finito di ascoltare infatti la conferenza plenaria di questa manifestazione e appunto quello che è emerso è la non percezione del valore del consulente. Secondo me oggi è fondamentale essere non tanto sui social ma sul web in generale e penso che bisogna investire tanto anche sulla pubblicità. Ci sono secondo me tante persone come me del mio target che ancora non conoscono la figura del consulente. Quindi il consulente finanziario deve attrezzarsi assolutamente per comunicare sempre di più sui social e puntare maggiormente sulla parte della grafica, perché io vedo molti condividono sempre altre notizie senza alcuna personalizzazione e quindi attrezzarsi da questo punto di vista. Io ci sono in ogni caso per così dire. Beh, devo dire che effettivamente i consigli che tu hai avuto modo di dare non solo oggi, ma anche in altre situazioni che fai abitualmente, tra l'altro poi nella tua attività presso Wall Street Italia, sono assolutamente da poter seguire. La varietà dei social, confermami su questo tema, consente anche ai consulenti finanziari di poter assecondare probabilmente anche le diverse attitudini che ciascuno di loro può avere nel comunicare. Sì, concordo, non tutti siamo predisposti, come me ad esempio, a fare dei video oppure a puntare su canali dove appunto bisogna essere molto, come dire, sciolti, molto naturali. Quindi ognuno di noi ha delle caratteristiche. Chi è timido direi di puntare su un qualcosa che sia meno invasivo, come può essere un'esposizione così forte come può essere il video, oppure e quindi puntare magari su Instagram, la fotografia, se sei un bravo fotografo, puntare sulla fotografia e anche in quel caso lì si può comunicare qualcosa, oppure sulla messaggistica. Adesso c'è un boom delle app di messaggistica, quindi non pensate che il messaggio sia invasivo. È importante esserci nei canali giusti e i canali giusti lo sceglie il consulente stesso. Non bisogna essere su tutti perché presidiare tutti, e io sono la prima ad affermarlo, è impossibile. Sì. Da Consulenza 19, Ilaria San Gregorio, grazie Ilaria e Enrico Florentino. Florentino. Ciao, Ciao. ciao.